Per la Fano Grosseto si torna al vecchio progetto, quattro corsie a doppia canna per collegare i due mari, il Tirreno e l'Adriatico. L'annuncio è stato dato ieri da Francesco Baldelli ed Enrico Melasecche Germini, gli assessori alle infrastrutture di Marche e Umbria, che si sono incontrati in due luoghi simbolo. Prima il sopralluogo al traforo della Guinza, Mercatello sul Metauro, considerata l'incompiuta delle incompiute, e poi a Cagli, dove passa la strada Contessa. Il nord delle Marche, ha precisato Baldelli, soffre di un isolamento storico che solo una visione più ampia è in grado di sanare. Stiamo lavorando affinché si sblocchi l'iter per il completamento della E78, ma il percorso verte anche sul sistema delle pedemontane e delle intervallive, una rete stradale da collegare alla Quadrilatero nelle province di Ancona e Macerata e più a sud alla Salaria. L'assessore ha fatto riferimento alla ferrovia Orte-Falconara e al grande anello di ferro pensato per collegare la costa pesarese con Urbino. Rappresenta davvero una svolta per le nostre due regioni e per il centro Italia. Dicevamo che per la prima volta dopo tanti anni queste due regioni istituzionalmente si incontrano e hanno una visione strategica definita per lo sviluppo dei nostri territori. Davvero un passo in avanti. Durante l'incontro si è parlato anche della necessità di migliorare la Contessa e della possibilità del passaggio ad ANAS delle due strade regionali Arceviese e Appecchiese. Tra due settimane, annunciato Baldelli, ci incontreremo di nuovo per definire il cronoprogramma dei lavori. Stiamo recuperando il tempo perduto in passato. Cioè gli umbri, chiaramente molti almeno vedono all'Adriatico e alle Marche come il proprio ritrovo estivo, ma devo dire oggi abbiamo, grazie anche ai risultati che stiamo conseguendo, abbiamo rinsaldato questi rapporti, perché a livello nazionale siamo due regioni medie, l'Umbria più piccola delle Marche. Unire le forze, stiamo notando, sta portando risultati importanti. C'è anche una, devo dire, il che non guasta, una sintonia dal punto di vista, diciamo, del rinnovamento delle due amministrazioni, Umbria e Marche, e quindi grazie anche a questo rapporto c'è un'amicizia personale e stima fra noi due. Credo che i risultati da qui a breve, medio periodo, si vedranno tutti.